Hey Warriors, what's up? Mi sono andando, siamo nuovamente qui per un nuovo ed entusiasmantissimo video gameplay. Questa volta di nuovo su Undertale con Mortio a livello 1 dopo 179 minuti, credo, e 51 secondi, una cosa del genere, a cascate di cristallo. E ho notato adesso che in questo preciso istante nella home del gioco ci sono anche Papyrus e Sans, a parte Toriel. Non so se questo significhi qualcosa, se sia qualcosa di positivo, di negativo oppure no. Questo probabilmente è uno degli ultimi video che vedrete con questa postazione. Oddio, uno degli ultimi no, in realtà non credo, ce ne saranno ancora qualcuno in quest'ultima postazione. Dato che fra un paio di settimane, oggi è il 5 gennaio, sì, gelatine, ciao, come butta? Dicevo, fra un paio di settimane, a partire da oggi, mi dovrebbe arrivare, diciamo, gli ultimi pezzi di casa, che sono la scrivania con altre. Oh mio Dio, ciao Onion-san, tutto bene Onion-san? Oh, hai sentito? Non ho altro di cui parlare. Ok, wait, sposto. Ok, perdono, sposto un attimo il microfono perché tipo... Ciao Onion-san, è stato bello incontrarti, è stato bello reincontrarti. Quindi, oh già, qui c'era questo pianoforte di cui non ho ancora capito il senso, probabilmente me l'avrete scritto nei commenti, troverò più avanti un modo per usarlo, non ne ho idea. Sì, vi stavo dicendo, a breve, fra un paio di settimane, dovrebbero portarmi l'ultima roba di casa, fra cui la scrivania, i mobili sopra la scrivania e l'ultima libreria che mi manca, e un mobiletto del bagno, vabbè. Poi dovrei aver finito, poi ovviamente devo spostare tutto il PC, tutto l'armamentario, eccetera. Devo cambiare i pezzi del PC perché quelli che sono lì dentro sono un po' vecchiotti, ma quello lo farò con un po' più di calma. E dopodiché ci sarà la postazione finale e se tutto va bene, se Dio vuole, tipo poi abbiamo terminato e oui. Oggi è l'ultimo giorno di ferie in cui posso registrare video, quindi cazzo, registrerò video, 3 o 4 probabilmente, non di più. Dopodiché potrò registrare solo il sabato, quindi credo che dovrei riuscire comunque a portare 2-3 video la settimana. Poi vediamo, lo saprò meglio dopo. Comunque, in ogni caso, questo era giusto per avvertirvi. Questo potere non ha eguali. Certamente un umano non può acquisire l'anima di un mostro. Quando un mostro muore, la sua anima scompare. E servirebbe un potere enorme per prendere l'anima di un mostro vivente. Ok. Vi è solo un'eccezione. L'anima di una specie particolare di mostro chiamata mostro boss. L'anima di un mostro boss è sufficientemente forte per persistere dopo la morte, anche se solo per qualche istante. Un umano potrebbe assorbire quest'anima, ma ciò non è mai successo, e adesso non accadrà mai. Lo dici te? Ah, oh, è una statua. Le strutture alla sua base sembrano asciutte. Oh, ok... Oh, ok. What? Prego, prendine uno. Prendi un ombrello? Yes. Hai preso un ombrello? Oh mio Dio! Ok, voglio darlo a questa statua. Vuoi? Metti l'ombrello sulla statua? Sì. Oh! Ok, stavo per dirvi che non so il senso della cosa e tipo ora l'ho trovato. Ok, devo scattare una foto perché poi devo ovviamente ripetere il... Ok, wait. Ovviamente l'ho scattato. Ah, dimmi che l'ho preso! Dimmi... L'ho preso? Ce l'ho? Ce l'abbiamo!
Thank you, man. Thank you. Thank you very much. Very much indeed. Ok. Allora, c'è un pianoforte qui. Lo suoni? Yes. Allora, abbiamo detto... Fuck yeah! Fuck yeah! Cazzo è sta roba? È un artefatto leggendario! Yes! Stai trasportando troppi cani? Oh? What the... Cane... What the... Cane fastidioso. Un piccolo cane bianco. Dorme della grossa. What the fu... Posizioni il che? No! Il cane sono... Gesù, l'artefatto non c'è più. Spero che dovesse andare così e che non abbia fatto una... Grazie mille, amico mio, grazie mille veramente. Prendo un altro ombrello. Ok. Thank you very much. Thank you very much indeed. Yo, hai preso un ombrello forte. Andiamo. La coppia più bella del mondo. Gli unici due con la maglietta a righe. Guarda quanto siamo fighi, guarda quanto siamo toste. Siamo i best. Caspita, Andain è così ganza. Prende a botte i cattivi e non perde mai. Se fossi un essere umano me la farei addosso ogni giorno, sapendo che vorrebbe farmi a pezzi. Ok. Grazie, amico mio, grazie. Mi si è appannato l'occhiale. Wait a second, devo spannarmi gli occhiali. Voi nel frattempo guardate le mie bellissime occhiaie che non se ne sono andate neanche dopo 2 settimane di ferie. Calcolando che la prima settimana l'ho passata a scartare cartoni e a stare male, perché ho avuto anche la febbre la prima settimana, quindi... Yeah! Che figo! Che figo! Sono stato male il giorno dopo aver tipo fatto il video di Natale, quindi... Ganzo, come direbbe il nostro piccolo amico Pucci qui dietro. Vero Pucci? Vero Pucci? È sempre... E insomma, una volta... Avevamo un progetto scolastico in cui dovevamo prenderci cura di un fiore. Il re, dovevamo chiamarlo signor Dremur, si è offerto di donare i suoi fiori. Finì col venire a scuola per insegnare alla classe della roba sulla responsabilità. Ciò mi ha fatto venire in mente: io, quanto sarebbe figo se la Andaina venisse a scuola. Potrebbe picchiare tutti gli insegnanti. Certo, certo Pucci, è quello lo scopo di Andaina. È proprio quello. Picchiare gli insegnanti. Forse non picchierebbe gli insegnanti. Lei è troppo ganza per fare mai del male a un innocente. Ovvio, Pucci. Ovvio. È così. No, non darmi la schiena mentre ti... Ora siamo una cosa sola, Pucci. Siamo un'unica entità adesso. Stranger Things stagione 3. Wow, Pucci. Guarda questo bel castello, Pucci. È così figo. Pucci. Ok, andiamo. Rimaniamo amici, Pucci. Ok,
Ok, Pucci, te la sei presa perché ho detto rimaniamo amici? Volevo dire, tipo, rimaniamo amici, amici. Tipo, non amanti, amici, ok? Amici non amanti, tipo, amici degli amici. Spero ti vada bene. Oh, ehi, restituisci l'ombrello? Sì, hai restituito l'ombrello. Perfetto. Yo, questa sporgenza è troppo ripida. Yo, vuoi vedere Undyne, giusto? Sali sulle mie spalle. Oh, ok, grazie. Grazie, Pucci. Yo, tu vai avanti. Non preoccuparti per me. Trovo sempre un modo per passare. Ma... Oh, attento, Pucci, dannazione. Pucci, potevo tipo allungare una mano e aiutarti a salire, ma... Immagino che stiamo per incontrare Undyne. Il dolce suono di un lontano carillon ti riempie di determinazione. Ponte. Gli umani, timorosi del nostro potere, ci dichiararono guerra. Hanno attaccato all'improvviso e senza alcuna pietà. Non è da noi umani fare cose di questo genere. Alla fine poteva essere a malapena chiamata guerra. Uniti, gli umani erano troppo potenti e noi mostri troppo deboli. Non fu presa una singola anima e un gran numero di mostri fu tramutato in polvere. Oh, merda. Tipo tristissimo. Tipo una delle. Oh shit. Oh shit. Shit. Oh. What the. Merda. Merda. Ok. No. Undyne. Vogliamoci bene. Peace and love. Peace and love, Undyne. Solo peace. Un gran pezzo di peace. Vuoi sto peace? No? Love? Tanto love col peace? No? Peace and love? E che cazzo, andai, cazzo! No. No. Cocciuta, ladro, maiale, bastardo. Cazzo! Ok. No. Merda. Merda. Dai. Non fare la stronza come Andoin. Rispettate sempre le donne, tranne quando tentano di uccidervi con delle lance blu. Fatte di pasticche di Viagra. Non ne ho idea. Oh. Già. Posso? Oh. Ok, immagino siamo. Wait. Ok, questo sta al minimo. Sembrava che il rumore provenisse da qua giù. No, mi sembra tipo che il volume di Audacity sia altissimo, quindi perdonatemi se l'audio è troppo alto. Oh, hai fatto una bella caduta. Sembra. Va tutto bene? Ecco, alzati. Mordio, eh? È un bel nome. Ope. Il più bello del mondo. Io mi chiamo. What the fuck? Oh. Oh, siamo in acqua. Siamo in acqua, mucchi di spazzatura. Ci sono alcune marche che riconosci. Dolce & Gabbana, Fendi, FedEx. Ok, hanno finalmente trovato il posto adatto per loro. Che figo. Qui con la cascata. Qui la cascata sembra scorrere dal soffitto della caverna. Ogni tanto un pezzo di spazzatura viene trasportato e cade nell'abisso senza fondo di sotto. Vedere questo ciclo infinito di inutile robaccia ti riempie di determinazione. Posso cadere anche io con i cumuli di spazzatura? No? Lo supponevo. Posi la tua mano sulla bicicletta arrugginita.
Il suo clacson emette un gemito di disperazione. Ok. Figo. Un computer malconcio. L'interno è vuoto. I zingari già hanno rubato i pezzi. È un congelatore. Non ha una marca. E mostra segni di usura. Dentro ci sono un paio di barrette di cibo spaziale congelate. Ne prendi una? Yes. Hai troppi oggetti. Non è vero. Non dire stronzate. Non... Hai usato il residuo canino. Hai finito di usarlo. Un'atmosfera sgradevole riempie la stanza. Mi ha cagato nello zaino. Miam. Residuo canino è stato buttato via. Thank you. Thank you. Thank you very much. È la custode del DVD di un anime. Dei disperati segni di artigli ricoprono i bordi. What? Sembra un normalissimo manichino d'addestramento. Vuoi prenderlo a botte? No! Vi si fissate negli occhi per qualche istante. È stato intenso, manichino. Dertivo! Troppa paura per combattermi, eh? Io sono un fantasma... che vive dentro un pupazzo. Anche mio cugino viveva dentro un pupazzo finché non arrivasti tu. Quando ci hai parlato pensavo volessi farti una chiacchierata, ma le cose che hai detto, orribili, spaventose, inconcepibili, l'hanno spaventato via dal suo manichino umano. Spaventerò la tua anima fuori dal tuo corpo. Pupazzo. Pupazzo, parla. Parli al pupazzo. Pare che non gli vada di chiacchierare. Nessuno ne sembra felice. Falle, falle, fuori! Ok, what the f... No, wait. Si è colpito da solo? Attenzione a dove mirate i vostri attacchi magici! Ehi, tu! Fa finta che non abbia detto niente riguardo la magia. Ok, vuoi parlare ora? Parli al pupazzo, pare che non gli va di chiacchierare. Nessuno ne sembra felice. Ti sconfiggerò, ti prenderò l'anima. Ok. No. Ok, vai. Yes! Pupazzo è fuori dai gangheri! Vuoi parlare? Parli al pupazzo. Pare che non gli va di chiacchierare. Nessuno ne sembra felice. Userò la tua anima per passare la barriera. Tutti con sta cazzo di barriera. Ma falla finita. Nessuno vuole... Oh! Scruta in uno specchio, poi si gira verso di te con la stessa espressione. Ok, ora è più complicato. Parli al pupazzo. Non gli va di chiacchierare, eh? Bene, pupazzo. Vediamo come... So... Dio... Pupazzo sta ballando! E tutto ciò che voglio sarà mio! Sta facendo cadere del cotone su tutta la finestra di dialogo. Ah? Sì, penso che questo servirà a vendicare mio cugino. What the f... Sì. Non so... Com'era che si chiamava? Oh, no, non sai neanche come... Sì. Si chiamava tuo cugino. Beh, è bello non sapere come si chiami tuo cugino. Vuoi vendicare una persona di cui non sai neanche il nome? Sei... No. Sì! Pupazzo sta facendo cadere, immagino, tipo cotone su tutta la barra di dialogo. Non so se... Debole! Ah, Dio! Ok, almeno uno l'ha preso, almeno uno l'ha beccato, ok. Non so se serva questo o pietà. Non ne ho idea. Inutile!
Dai, dai, dai. Ehi, ragazzi! Stopede, stopede, stopede! Ricordate quando ti ho detto di non sparare verso di me? Beh, falliti, siete licenziati, vi rimpiazzo tutti quanti! Adesso assisterai al mio vero potere, affidarsi a gente che non fa schifo! La stanza si riempie di ronzii metallici. Ok! Non gli va di parlare. Ok. Papazzi robot! Dardo magico! Oh shit! Ah. Provata ancora. Yeah. Merda, merda, merda. No! Cazzo, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Non ti va di chiacchierare, eh? Merda. Ah, vabbè, per poco, per poco, per poco. Pupazzo sta comandando a bacchette i suoi proiettili, ok. Un giglietto. Yes! Amati come io amo te. Addirittura. Attacco, attacco finale. What, what? Oh no, shit, shit. Shit. Sì! È impossibile! Questi qua sono anche peggio di quegli altri! Chi se ne importa, chi se ne importa, chi se ne importa! Non mi servono degli amici! Oh! Ho dei coltelli! Hai dei coltelli! Oh! Ho finito i coltelli! Ma non importa, non puoi ferire me, io non posso ferire te. Rimarrai a combattermi per sempre, per sempre, per sempre. Oh. Che cavolo è questa? Oh, pioggia acida. Oh, al diavolo, me ne vado. Napster block. Yeah. Scusa, vi ho interrotti, non è vero? Non appena sono arrivato, il tuo amico se n'è andato. Oh no, sembra che vi stesse divertendo. Che vi stavate divertendo, tipo una cosa del genere. Oh no, volevo solo fare un saluto. Oh no, no, Napsa Block. Beh, adesso me ne andrò a casa. Oh, se ti va di accompagnarmi, fai pure. Ma nessun obbligo, capisco se hai degli impegni. Va bene, nessun problema, era solo un'offerta. No, 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 no. Ehi, casa mia è qua su. In caso volessi vederla, o nel caso tu non voglia. Voglio vedere casa di Napsa Block. Voglio vedere la casa di Napsa Block. Senti una tranquillità rassicurante. Ti riempi di determinazione. Voglio. Nord Fattoria Block, S. Roventerra, Villaggio Temmi. Ok, ehi. C'è il papero! Questo piccolo uccello vuole portarti dall'altra parte. Accetti la sua offerta? Oh, no, non ancora. Grazie, 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 grazie mille per l'offerta, ma non ancora. Devo andare a casa di Napsa Block. Oh! Oh mio Dio! Oh, è davvero fatto un salto qui? Scusa, io non me lo aspettavo. Non è molto, ma fa come se fosse a casa tua. È bellissimo. Oh, hai fame? Posso darti qualcosa da sgranocchiare? Questo è un panino fantasma. Vorresti provarlo? Provi a dare un morso al panino fantasma. Ci passi attraverso. Oh, non importa. Dopo un bel passo mi piace distendermi sul pavimento e sentirmi uno... No! È una tradizione di famiglia. Ti va di unirti a me? Ovviamente. Ok, fa come faccio io. Eccoci qua, rimarrai giù finché stai immobile, quindi basta che ti muova quando vuoi alzarti, immagino. Oh, oh mio Dio, adoro sentirmi depresso, adoro la sensazione di depressione.
Tipo, oh! Wow! Oi! What the... Ok, sono tipo leggermente stranito da questa cosa, non so cosa significhi, non so cosa voglia dire e... Oh mio Dio! Oh. Beh, è stato bello, grazie! Oh, di niente, è stato favoloso. Oh, quella è la mia TV. C'è uno show che mi piace guardare, a volte. Questo CD è etichettato Spamentunes. Lo ascolti? Sì. È bellissimo. Questo CD è dedicato a Spavent Wave. Lo ascolti? Sì. Ti piacciono i remix, vedo. Questo CD è etichettato Spiriti Natalizi. Lo ascolti? È una ragnatela. C'è sopra un volantino per una vendita di dolci di beneficenza. Il browser del computer è aperto su un forum di condivisione di musica. Oh mio Dio! Adori la musica! E non so perché pensavo che sarebbe stato tipo Spokesk. Aspetta, com'era? Spokeskeletons. Na 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 na. Shivers down your spine. Oh, questa, una volta imparate le parole, è difficile non cantarla. Oh 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 oh. Grazie. È chiusa a chiave. Oh mio Dio, lo sentirò per... Cosa cavolo? Non lo so, bello, ma mi sta aspettando di brutto. Questa roba è peggio di In Sirena. Assolutamente no, In Sirena fa molta meno paura. Se hai così tanta paura, perché continui ad ammiccare? Questi sono occhiolini di paura. Lasciami stare, questo ritmo è troppo sudicio. Tina, aspetta, non mi lasciare solo. Sarà mica la mia punizione per essere inquietante. Per favore, basta. Non inquieterò più. Ah! È bellissimo. È assolutamente bellissimo. E immagino che di qui... Ok, di qua si va per... Per la casa di Napstablock è una lumaca. Per qualche ragione non puoi fare a meno di chiederti se che sapore abbia. Ok. Squish, squish. Un grande viaggio ti attende di fronte a te. Squish, squish. Arriva lontano e allungati verso l'orizzonte. Squish, squish. Così squishò Sam Boyle. Biol. Sono fuori scadenza da molto tempo per una seconda casa. Questa lumaca sta contando delle banconote. Ehi, Nap! Che imbarazzo, sono al lavoro adesso. Voglio dire, benvenuto alla fattoria di lumache della famiglia Block. Sì, sono l'unico dipendente. Questo posto un tempo andava a gonfie vele, ma il nostro cliente principale un giorno è scomparso. Adesso c'è solo un tizio peloso che si fa vivo una volta al mese. Un francese, immagino. What the f... Ti va di giocare a un gioco? Si chiama... Lampo lumaca, le lumache gareggiano. E se la lumaca gialla vince, tu vinci. Per giocare fanno 10 G. Ok, ok. Premi ripetutamente Z per incoraggiare la tua lumaca. Pronti? 3, 2, 1. Via, via. È tipo. What the. Tipo, l'incoraggiamento non funziona, Nap. L'incoraggiamento sta andando a fuoco. La mia lumaca sta andando a fuoco.
Oh, sembra che tu abbia incoraggiato troppo la tua lumaca. Tutta quella passione per vincere l'ha proprio innervosita. Oh, ok, ok, wait. Ti va di giocare? Sì, 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 sì. Ok, ok. Gioca, perfetto. Ok, premi di punta Z per incoraggiare la tua lumaca. Pronti? 2, 1, go! Oh. Immagino che se prema Z, tipo, perdo, vero? Shit! Ho appena perso 30 G per un cazzo! Nap, mi hai fregato. Poi perché io voglio gareggiare con quella rossa? Quella rossa è quella vincente, cazzo. Quella rossa è proprio quella... È quella che vince sempre. Cazzarola! Ok, mentre di qui... Oh, wow! Cosa? È solo un lavoro. Sembra che non ci sia nessuno in casa. Ok, wow, forse è meglio così. What the fuck? Ok, quindi abbiamo sconfitto un parente di Napsablock. Credo Napsablock ci ha salvato la vita e siamo riusciti a sfuggire ad Undyne per il momento. Quindi termino qui questo video gameplay. Spero questo video gameplay sia piaciuto. Se avete dei suggerimenti per la fottutissima cara di lumache, vi prego, ditemi se ho tipo sputtanato quella storia dell'artefatto con il cane, perché vaffanculo cane. Noi ci vediamo al prossimo video. Sapete che ho il vostro Rex91. Ciao a tutti, bro. Oh yeah.